Sindaco, allora che tipo di valutazioni state facendo? Beh, intanto siamo su una riunione in corso insieme all'assessore ai lavori pubblici, al comandante dei Vigili del Fuoco, ad ANAS, Società Autostrade e ai nostri tecnici. E stiamo ragionando sulle azioni da compiere. Innanzitutto stanno terminando i lavori da parte dei Vigili del Fuoco della messa in sicurezza delle parti pericolanti, che non sono elementi gravi, erano dei calcinacci e quelli nel giro di qualche ora sarà terminato e quindi quel pericolo viene completamente eliminato. Poi c'è un problema di valutazione complessiva del ponte, che ovviamente non si può fare a vista, e stiamo coordinando i lavori con dei tecnici in concerto comune ANAS e Società Autostrade. Domani mattina saranno presenti sul posto per fare questa valutazione complessiva del ponte, capire gli interventi necessari e la sicurezza. Così a vista, in base alle cose che stanno emergendo, non ci sono pericoli particolari. C'è la necessità comunque di alcuni interventi, però entro le 24 ore tutte queste verifiche strutturali saranno fatte e verrà definito anche quali saranno gli interventi da fare. Quindi ci saranno anche dei disagi in queste ore, nel senso che il casello per ragioni di sicurezza rimarrà chiuso fino a domani, finché non c'è stata questa verifica. Però ecco, ripeto, le parti pericolanti, e non parliamo di parti strutturali ma di alcuni calcinacci, sono quasi terminati e ad opera dei Vigili del Fuoco, quindi quello è un problema che diciamo risolto. Però sul resto bisogna riservarsi, dopo il sopralluogo del gruppo dei tecnici composto, ripeto, da ANAS, Società Autostrade e Amministrazione Comunale, e lì ci riaggiorneremo sulle scelte che si faranno. Però prevedo che dopo questo sopralluogo, insomma, per le condizioni in cui è adesso, che grosse problematiche non ci dovrebbero essere.